Buonasera a tutti, ben ritrovati dal vostro Marco Grilli, a Grilli per la testa su Radio Science, in regia Rosario Moreno. Ciao Ross! Buona giornata a te, anzi a te doppiamente buona giornata, e a questo punto, se mi permette di dire una cosa, probabilmente dal 1° agosto sarà una giornata ancora migliore. E poi se ne riparlerà. Saluto con il solito caloroso ringraziamento per la sua partecipazione Alviano Appi. Ciao Alviano. Ciao Marco, ciao Rosario, buonasera a tutti. Allora, settimana ricca e straricca di cose. Per la verità, non che nelle ultime settimane siano mancati gli argomenti di conversazione, a dire il vero, eh? Però, questa settimana c'è stata anche un'altra cosa molto molto importante, che è stato il vertice di Helsinki, l'incontro tra Trump e Putin. Pensavate io partissi con il mondiale di calcio, eh? Sapete che normalmente io non tratto questo tipo di argomenti, però stavolta faccio un'eccezione, così, giusto per non abituare le persone a un certo tipo di standard. Si è finalmente concluso il mondiale di calcio con la vittoria della Francia, ma soprattutto con la vittoria morale della Croazia, che nessuno, inclusi i giocatori della Croazia stessa, si aspettavano arrivare che arrivasse fino a questo punto, sostanzialmente. Quasi quasi a momenti rischiavano anche di vincere. Certo, una nazione di 4 milioni di abitanti, insomma. Sì, però con giocatori di primo ordine. Di primissimo ordine. Anche perché, tra le altre cose, alcuni di questi militano nelle serie, diciamo, più importanti del calcio europeo. Certo. E quindi comunque la qualità di base c'era. Certo, con Deschamps come allenatore e con giocatori comunque di tutto rispetto in Francia, anche se in realtà la Francia non era data per vincitrice all'inizio del campionato, mi pare di aver capito. Io l'ho seguito molto poco perché, fedele alla mia linea personale, ormai ho quasi interamente mollato il calcio. E comunque, detto tra noi, il calcio non ci molla mai, perché anche quando decidi di allontanarti, in un modo o in un altro notizie ti arrivano. Per cui... Vabbè, in questi giorni c'è Cristiano Ronaldo che rimbalza da una radio a un telegiornale a una... CR7, come viene chiamato gergalmente, tiene banco perché, voglio dire, il suo ingaggio è semplicemente favolistico e il costo del suo cartellino altrettanto favolistico, per non dire, perché favoloso secondo me è riduttivo, siamo ormai oltre, siamo veramente alla fantascienza, per cui... Beh, diciamo Marco che questo ci porta un po' sui temi un po' a noi cari, che sono un po' le contraddizioni grandissime di questo pianeta, gli squilibri, le cose che assolutamente sono fuori armonia, diciamo. Beh, anche perché, giusto perché cogliamo, anche per stare in momento, una classica palla al balzo, gli operai della Fiat hanno deciso di ribellarsi, perché dice: ma come, non trovate i soldi per garantire a noi i contratti, tagliate, non ci pagate stipendi dignitosi in qualche caso, qualcuno fa fatica a arrivare a 1000 euro al mese, però il cartellino di Ronaldo potete pagarlo, tecnicamente qualcuno dice 400 milioni. 400 milioni di euro, ma anche fossero semplicemente i 105 che avevo sentito ventilare all'inizio, stiamo parlando di cifre fuori da ogni grazia di Dio, ma proprio fuori da ogni grazia di Dio, perché io capisco che questi personaggi incarnino il sogno sportivo, che magari abbiano anche vissuto in povertà o abbiano avuto grandissime difficoltà fisiche, psicologiche, da bambini siano cresciuti attaccandosi al calcio come risorsa dello sport per riemergere dalle difficoltà. Sì. Che però uno mi dica che a 30 anni circa una persona si porta a casa milioni di euro all'anno per giocare a pallone, più tutti quelli che gli sponsor gli garantiscono, proprio perché simbolo di un certo tipo di prestazione, quindi di riferimento per il pubblico, siamo veramente fuori dall'ordinario. Non solo, siamo fuori effettivamente dalla grazia di Dio, perché laddove ci sono operai che non arrivano a 1000 euro al mese
e magari si impegnano almeno 8-10 ore al giorno della loro vita in condizioni di lavoro che magari non sempre sono le migliori, questi altri personaggi, per fare quello che a loro piace, per carità di Dio, magari anche pressati psicologicamente, perché ci diventa quasi quasi un'ansia da prestazione in qualche caso, ma con le cifre in gioco, permettetemi, almeno questo che sia il fio da pagare, perché altrimenti non si giustifica minimamente una cosa del genere, se non sei disposto a sopportare neanche un tipo di pressione che porta quest'ordine di grandezza di denaro che ricavi. Non so se tu sia della mia stessa opinione. Io comunque penso che queste sono le circostanze nelle quali bisognerebbe riflettere un minimo, ma non si ha nessuna intenzione di riflettere o di fare marcia indietro. I mercati dicono vanno così, in realtà non esiste un mercato indipendente dall'uomo, quindi è l'uomo che fa il mercato, l'uomo che dà il valore alle cose. Diciamo che l'uomo al potere di oggi, e per l'uomo in potere di oggi intendo soprattutto la grande finanza, chi conduce la grande finanza, le grandi banche, le grandi multinazionali, diciamo che alla fine sono tutt'uno insieme alle agenzie di rating che dicono che se tu vali o non vali bene, questo uomo occidentale, soprattutto occidentale, ma non solo, diciamo che ha questo tipo di mercato in cui la persona umana, come dicono le costituzioni di tanti paesi, e in particolare il nostro, ma le costituzioni di tanti paesi, è veramente dimenticata. Ecco, questo possiamo dire, secondo me. Ecco. Oggi siamo qui anche per ricordare un pochettino la nostra Costituzione, come ci siamo ripromessi di fare nel corso delle trasmissioni precedenti, cosa che peraltro mi dicono sta riscuotendo anche un discreto successo, soprattutto per il rinnovato interesse nella nostra Carta Costituzionale, anche alla luce di quelli che sono gli argomenti che sono, ahimè, in un modo o in un altro assurti agli onori, secondo me più gli oneri della cronaca ultimamente. Leggi il discorso dell'immigrazione, leggi i contrasti internazionali, leggi tutto quello che è, come dire, il rapporto tra il nostro Stato e l'Unione Europea, sia in ragione del flusso migratorio, sia in ragione dei rapporti economici che in qualche caso sono anche sbilanciati, perché vengono l'Italia a doversi privare di determinate libertà anche in termini di export, e parliamo soprattutto della nostra agricoltura, sì, per poter favorire altre nazioni che altrimenti non si troverebbero in grado di competere con la nostra, che come principio, se vogliamo, di base può essere anche corretto. Ti stai riferendo al CETA? Mi sto riferendo anche al CETA, perché il CETA non fa parte dell'Unione, è un qualcosa che l'Unione sottoscrive con il Canada nella fattispecie, quindi il paese nordamericano. Di solito parliamo di americani quando parliamo degli statunitensi, ma anche i canadesi sono americani, certo. Nordamericani e fondamentalmente di Commonwealth, però sono comunque nordamericani, dove peraltro in Canada c'è una delle comunità italiane più numerose, e a maggior ragione dovremmo parlare di quella friulana, che è una delle comunità di emigranti, e di conseguenza dal punto di vista della cittadinanza e dello stato di accoglienza, immigrati. Certo. Quindi la storia in un certo senso si ripete con noi, che in questo momento ci troviamo nei panni di coloro i quali devono garantire usbergo quantomeno ai flussi migratori, in ragione della nostra collocazione logistica, in ragione tra le altre cose del nostro essere di mentalità molto più aperta e ospitale di molti altri paesi, alla faccia di quello che si dice in giro,
e in ragione di accordi che sono ancora in via di, diciamo, mutuazione, definizione, esatto, certo, di via di definizione di mutuazione con il resto dell'Unione Europea. Quindi, come al solito, gli argomenti sul tavolo sono molti. L'attualità in questo momento non si discosta molto da questi argomenti, quella più, diciamo, cocente, quella più immediata. Viceversa, poi possiamo tornare per l'appunto sui grandi classici, quanto quello che riguarda la nostra Costituzione, sempre per ritornare un passo indietro, che toccheremo anche oggi. Guarda, lascio a te la scelta se continuare con la Costituzione o buttarci sulle tematiche di politica interna, no, beh, e internazionale. Beh, giusto, dovremmo, giusto, dovremmo poter dire qualche cosa sul decreto dignità, che un pochino sta muovendo le acque in questo momento, sta provocando degli scontri tra naturalmente maggioranza e opposizione, e anche ci sono dei, sono delle piccole contrapposizioni interne del governo stesso, tra parentesi. Sì, beh, certo. Ma soprattutto, diciamo, di quella che è l'attuale maggioranza giallo-verde, qualcuno ha definita carioca per far riferimento alla nazionale brasiliana, e l'opposizione costituita da quasi tutti gli altri, secondo anche formule di convenienza. Beh, intanto diciamo comunque che è un qualche cosa di atteso, un poco perché i numeri, le persone che grazie al Jobs Act hanno potuto essere assunte, diciamo dal 2011 ad oggi praticamente hanno spostato uno 0,3 sui valori di assunzione delle persone al lavoro nel 2011 e adesso abbiamo uno 0,3 in più. Allora con quello che ha fatto il Jobs Act, con le mani libere, veramente libere, che ci sono con mille modalità di assunzione, dove dobbiamo dire che viene a cadere un pochino la sicurezza del cittadino, della persona, poi non si capisce anche questa dinamica, Marco. Io domando, un imprenditore che investe del tempo per formare dei ragazzi, un anno, due anni, adesso il limite è stato posto 2 anni da parte del ministro del lavoro Di Maio, prima erano 3 e dopo lo potevo mandare a casa, senza giusta causa, soltanto perché ho una convenienza economica, ma veramente pensiamo di far ripartire un paese togliendo un minimo di certezze alle persone che lo costituiscono, questo paese? Domanda risposta aperta che può suscitare, cioè meglio, che ha già suscitato, perché questa domanda è già stata posta non tanto al sottoscritto, o non tanto e non solo al sottoscritto, ma anche a come dire, luminari della materia presunti tali, e anche persone semplicissime, cittadini che tutti i giorni vivono sulla propria pelle questa realtà, ivi inclusi quelli che credevano nella cosiddetta, io la chiamo cosiddetta ormai, sinistra, che dovrebbe essere la portatrice dei valori di socialismo o socialità, certo, nel senso più ampio e anche lato del termine, che in questo momento invece sono istanze recepite da soprattutto una delle due forze politiche che costituisce l'attuale maggioranza contrattualmente stabilita, che ha dato vita al governo. Questo per dire che cosa? Una delle cose più criticate del Jobs Act è stata l'abolizione dell'articolo 18. Anzi, l'abrogazione in pratica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che ricordiamo essere la legge 300 del 1970. E che ricordiamo, in qualche modo, non era che impedisse il licenziamento di un dipendente,
ma lo impediva senza giusta causa. Esattamente. Ora, nel concreto poi si sono presentati dei problemi di interpretazione, come dire, estensiva dell'articolo 18, anche quando il licenziamento era con giusta causa, perché si innescava tutto un procedimento particolarmente gravoso per il datore di lavoro, che il più delle volte era costretto a reintegrare. Questa, se vogliamo vedere entrambe, era costretto a reintegrare il lavoratore suo malgrado, perché il giudice, prima ancora che eventuali camere di conciliazione, prima ancora che interventi sindacali, prima ancora che si giungesse ad altro tipo di accordo, nonostante magari il lavoratore avesse posto in difficoltà l'impresa. Ecco. Per cui uno dei motivi per i quali l'imprenditore malvolentieri assumeva tempo indeterminato, sempre più spesso nell'ultimo quinquennio, per non parlare degli ultimi 10 anni, dove effettivamente è cominciato la crisi delle assunzioni in senso assolutamente proprio, ecco che l'imprenditore dice: chi me la fa fare ad assumere qualcuno, quando anche, pur restando alla lettera dell'articolo 18, che mi va benissimo, non riesco più a togliermelo dai piedi, perché questo è quello che succedeva. Questo era, in soldoni, quello che la media degli imprenditori sosteneva, soprattutto quelli delle piccole e medie imprese, quindi con un numero di dipendenti magari sopra alle 25 unità. Sì. E dice: non riesco più a liberarmene, nonostante questo in un modo o in un altro me ne abbia fatte pure provate di cotte e di crude, dal mancato rispetto degli orari di lavoro, perché ne sono le casistiche, le casistiche sono ricchissime. Abbiamo lo stesso tipo di problema e non stiamo ancora risolvendolo tout court anche nella pubblica amministrazione, però lì c'era a licenziare un pubblico. No, ma infatti si tratta di avere dei governi, e questo sembra cominciare a prendere le cose in mano con una certa decisione. Bisogna tenere la parte buona della legge, ma bisogna affrontare i problemi che una legge in corso d'opera dimostra che devono essere affrontati e migliorati, e quindi ci vuole una legislazione d'urgenza, dei decreti legge che facciano in modo di correggere e abolire certe interpretazioni, certe cose, alleggerire l'iter. Allora, molte volte i governi fino a questo sono ricorsi alla decretazione d'urgenza, che nella fattispecie si traduce con decreti legge, che però, per continuare a avere un certo tipo di validità e avere validità giuridica a tutti gli effetti, devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dall'emanazione. Certo, certo. Poi deve essere promulgata la legge dal capo dello Stato, che la controfirma, chiaramente la controfirma su proposta del Parlamento, composto da due Camere che devono trovarsi per forza d'accordo sul testo, altrimenti la legge non va avanti. Certo. Siccome i decreti legge richiedono fondamentalmente di essere tradotti in legge o tramutati, o chiamatelo come volete, comunque sostanzialmente devono essere validati, quindi devono essere riportati in un testo legislativo ordinario, proprio questione anche di gerarchia delle fonti, pena la loro decadenza. Certo. E la nullità praticamente ex tunc degli effetti, cioè da allora, da quando praticamente sono entrati in vigore. Ok? I governi hanno fatto grandissimo uso della legislazione d'urgenza, poi magari imponendo la questione di fiducia in sede di votazione. Esatto. In Parlamento. Cioè dice: o la prendete esattamente come l'abbiamo formulata noi, dice il governo al Parlamento, altrimenti torniamo a casa. E siccome la mancanza di fiducia del governo normalmente si traduce nello scioglimento delle Camere per sostanzialmente per uso anche, ecco che non c'è il proseguimento della legislatura in modo regolare, e quindi, per motivi che possono essere i più vari, poi i parlamentari magari cedono alla forma di ricatto, oppure la maggioranza è talmente forte
che passa come un rullo compressore sulla minoranza senza cercare un confronto, e prende per l'appunto in senso stretto tutto quello che è la promulgazione. Ma comunque guarda Marco, sì, sui temi del quello che poi diventa la promulgazione della legge ad opera del Presidente. Ma sui temi del lavoro le responsabilità sono tantissime, le responsabilità sono innanzitutto per conto mio individuali, nel senso da una parte del lavoratore e dall'altra parte del datore di lavoro. Esatto. Dopodiché ci possono essere ambiti di incomprensione o di cose che possono essere, ma fondamentalmente si tratta di responsabilità individuali dalle due parti, di responsabilità sindacali, di responsabilità della politica, dove qualche volta una buona legge viene bloccata dall'opposizione soltanto perché l'opposizione deve fare un lavoro di blocco. Invece, manca lo spirito comune in cui una nazione insieme vuole andare da qualche parte, con le proprie imprese, con i propri lavoratori, con le proprie famiglie, o un disegno di insieme, e pur con visioni anche diverse, però non ci facciamo la guerra necessariamente su tutto. Diciamo, va bene, adesso proviamo questa cosa qua, ma il problema, sai, lo spirito costruttivo. Il problema che si è evidenziato parlando anche con più soggetti, che io stesso ho toccato con diverse persone, a vari livelli, imprenditoriale, accademico, diciamo di lavoro subordinato, eccetera, eccetera, perché devi avere un ventaglio di opinioni, non è giusto basarsi semplicemente su un unico punto di vista, come tu giustamente sostieni, è che è proprio personale la cosa, e viviamo in un mondo dove le persone raramente vogliono assumersi le proprie responsabilità o vogliono rinunciare ai piccoli o grandi vantaggi o privilegi che si sono creati nel corso di un certo tipo di rapporto. Come contraltare, dall'altra parte poi abbiamo l'individuazione di due purtroppo figure, che sono quelle dei sacrificabili e quella del danno collaterale, cioè tutto ciò che diventa un danno collaterale a fronte di una decisione estrema. Significa eliminare l'articolo 18 diventa un nocumento anche per coloro i quali non si sarebbero, per onestà intellettuale, appellati ai cavilli interpretativi dell'articolo 18, tanto per essere corretti. Okay? Sì, certo, condivido. Quindi, di riff o di raff, tutto ciò, come dire, anche il pubblico ufficiale corrotto, è quello che contribuisce a devastare la nomea della sua categoria, quando magari è parte di quel 5% di infedeli al proprio mandato, o anche due, forse anche 2%, 1% di infedeli, sarebbe meglio ancora, di quella percentuale di infedeli al proprio mandato che contribuisce a distruggere la figura del pubblico ufficiale. E poi per contro hai quelli che lo sono con tutti gli interessi, per non usare un'altra espressione decisamente più terra a terra, che passano da burocrati, quando in realtà, o da funzionari pubblici, servi dello Stato nell'accezione negativa della locuzione, e quindi fondamentalmente fanno il proprio dovere con sprezzo del pericolo. Parliamo anche dei giudici, le toghe rosse, i magistrati sono tutti uguali, sono pagati per ribaltare i propri oneri, la giustizia all'orologeria, Italia a due velocità, tutto quello che ci va dietro, perché poi entriamo proprio nell'alveo dei luoghi comuni più disparati, okay? E da uno si attacca all'altro, perché poi cominci come quei vecchi detti di saggezza popolare: non esistono più le mezze stagioni, l'abito non fa il monaco, la rondina fa primavera, e tutto quello che ci va dietro, perché a un certo punto ti viene anche da ironizzare su queste cose per alleggerire la tensione sociale che ritroviamo in questo momento altissima. E qua arrivo a un argomento che non è necessariamente l'articolo 18, ma in un certo senso si ricollega ai diritti
diritti acquisiti come vorrebbe qualcuno, cioè il taglio dei vitalizi alla Camera, argomento di scottante attualità, e ancor più il taglio delle pensioni d'oro, che va ad intaccare quello che è il diritto acquisito da parte di qualcuno di percepire pensioni che non hanno nulla di umano. Proporzionalmente sono lo stesso discorso di Ronaldo alla Juve, tanto per essere, tanto per essere molto molto immediati nella, nella cosa. Non so come la veda tu. No, beh, c'è chi ti potrebbe dire: guarda, Ronaldo alla Juve comunque è un'iniziativa privata, dall'altra parte si tratta di soldi pubblici, che è un aggravante, anche se noi, specialmente parlando di Juventus, potremmo dire che di soldi pubblici alla Juventus, cioè indirettamente a chi controllava la Juventus, la Fiat, ne sono andati a valangate, per cui il discorso che fai con questi due fari proprio ci sta in piedi. No, ci sta in piedi non solo per questo, ma per tanti altri motivi. Peraltro chi te lo dice anche Juventino da quando era bambino, per cui avrei tutto l'interesse a decantare le lodi del giocatore CR7, come viene chiamato, mi fa pensare a un vecchio modello di moto enduro di quando ero ragazzino io, ma questo è un altro discorso, oltre alle altre cose, un enduro cross di marca Honda, tra parentesi, ma questo per gli appassionati. E invece mi trovo a dover considerare che le cifre in gioco nel mondo del calcio a livello professionistico, non solo professionale, professionistico, siano assurde e siano un vero e proprio schiaffo alla povertà. Quindi parliamo di migranti da una parte e poi parliamo di Cristiano Ronaldo dall'altra con la stessa facilità. Non esiste, secondo il mio modo di vedere. Ci vorrebbe un tetto della di decenza, voglio diciamo dire. Diciamo che questo è un emigrato, è un migrante che vediamo di buon occhio. No, tra le altre cose. È un migrante... ecco, fa parte dell'Unione, tra parentesi. Sì, no, no, ma non fosse tecnicamente lui è un cittadino portoghese, no, tecnicamente. Sì, no, no, lo so, per carità, ma voglio dire, chi viene da fuori, no? Ecco, in questo caso chi viene da fuori, ma abbiamo giocatori in tutta la nostra cosa che vengono da verrebbe da ironizzare, perché vedi la squadra della squadra nazionale francese, c'è una foto che circola insistentemente in rete. Quella dove praticamente prima della partita ha fatto la solita foto di gruppo del team, e vedi, non dico tre quarti, ma l'80% dei presenti in quella foto sono di colore. Ora è chiaro che la Francia sia stata uno di quegli imperi coloniali, per l'amor del cielo, però vai a leggere anche i cognomi che sono stati francesizzati nella pronuncia, ma fondamentalmente non hanno quello di francese. Ok. Poi loro sono di fatto cittadini francesi per meriti sportivi, per meriti. Comunque non sono di quelli che a 20 miglia vengono fermati. Mentre poi c'è il doppio pesismo, come viene definito adesso, per cui invece quei poveri disgraziati che fuggono magari dagli stessi territori di provenienza di quei giocatori vengono non solo fermati, ma addirittura rischiano di prendere delle fucilate e vengono rispediti dove? Per la più in Italia, perché è da lì che arrivano, o è per il nostro territorio, per transitano. Esattamente. Moto attraverso luogo per ritrovarsi poi dall'altra parte, perché poi sembra che una buona parte di questi pseudo naufraghi, passeur, chiamali come vuoi, sans-papiers li chiamano in Francia anche, tra parentesi, fondamentalmente non si vogliono manco trattenere sul suolo italiano. Sì, no, ma magari hanno addirittura le famiglie di là che devono avere dei parenti, dove non vige la stessa norma che da noi vige sul ricongiungimento familiare, che in un modo o in un altro facilita la possibilità di portare in Italia i propri parenti, laddove esista una giustificazione seria e comprovata a che il parente, qualche caso anche la fine, secondo la nostra legislazione, possa raggiungere il proprio congiunto in territorio italiano. Poi da qui si aprono mille contraddizioni che fanno parte purtroppo della vita sociale dell'Italia, della vita giuridica dell'Italia, quindi della sfera giuridica di ognuno di noi all'interno dell'ordinamento statuale italiano. Però il principio è sempre quello: alla fine è l'Italia che se li porta a casa.
ed è l'Italia che viene fortemente criticata dagli altri paesi dell'Unione quando si lamenta del fatto che viene lasciata sola a combattere l'immigrazione. E invece ci vorrebbe uno sforzo comune. Adesso il governo Conte sta cominciando a ottenere i primi risultati. Per qualcuno i soliti detrattori ovviamente sono risibili, per altri invece, che non sono soltanto i membri del governo, cominciano a essere elementi di valutazione corretta dell'operato italiano e soprattutto della legittimità delle richieste italiane. Nel contesto europeo. Esatto. Peraltro, come sapete, perché l'ho raccontato in trasmissione, io sono stato in Parlamento europeo ormai 3 settimane fa, sì, e ho partecipato a una PAC, un momenti dell'alta conferenza sulla cultura in Europa. Ed effettivamente i propositi sono tra i migliori, ma poi alla fine, quando devi mettere d'accordo 28 teste diverse, quando si parla di ministri dell'Unione Europea, di capi di Stato di governo dell'Unione Europea, moltiplicati per tutti i rappresentanti che ogni territorio ogni paese membro dell'Unione Europea vede sugli scranni o nei seggi, cioè, il Parlamento europeo sono 751 gli europarlamentari. 751 non fanno paura agli italiani, okay. Noi non teniamo concorrenti perché abbiamo 945 deputati, abbiamo 945 rappresentanti tra senatori e deputati, quindi Camera e Senato, 315 al Senato più 5, ovviamente 315 più 5 e 630 dall'altra parte. Però 751 diventano un problema ancora maggiore nel momento in cui fanno parte di 28 realtà diverse, certo, 28 modi di pensare diversi, nonostante le affinità, che possono essere anglosassoni, possono essere neolatine, tutto quello che vogliamo. Ma abbiamo di tutto, di più, perché abbiamo anche ceppo eurofinnico, quindi voglio dire mentalità completamente diverse, sì, che sì, devono mettersi d'accordo. Sarebbe una grande sfida che è partita al contrario, è una sfida che è partita dalla moneta, è una sfida che è partita da interessi nascosti. È una sfida che è partita un po' contro i cittadini, che invece sarebbe stata una sfida, una partita da a giocarsi, perché diciamo l'Europa, intanto per dire dal punto di vista economico, rimane la più grande economia al mondo. Stiamo parlando di 500+ milioni di abitanti. Sì, sono 300 negli Stati Uniti e 290.000 circa milioni di abitanti negli Stati Uniti, che ritiene di essere ancora il motore del mondo, la prima economia, anche se certi dati dicono che la Cina ormai li ha raggiunti. Ma la prima economia, soltanto che siamo un po' diversi e frammentati, in realtà sarebbe quella europea. Però noi siamo una fucina di conoscenze, una fucina di storia, una fucina di filosofia, una fucina di sentimenti, di cose da cui si avrebbe dovuto partire dopo la Seconda Guerra Mondiale per fare un'altra cosa. Invece dopo la Seconda Guerra Mondiale, sai cosa è partita? La corsa agli armamenti ad arma atomica. Esatto. Questo è quello che è sperimentata durante il Secondo Conflitto Mondiale. Sperimentata in modo disumano. Io penso che quando sarà agosto dovremo fare una puntata per ricordare il 6 di agosto. Assolutamente sì. L'anniversario di Hiroshima e Nagasaki. Dovremmo dire come siamo andati subito fuori strada quando contemporaneamente nascevano le forze che sono quelle che hanno scritto la Costituzione nel nostro paese, e là si capisce che c'erano le forze, c'erano le menti, c'erano le intenzioni, le capacità di creare qualcosa di nuovo. C'era la comunità di intenti, esatto, nonostante le forze politiche abbracciassero una fede completamente diversa da destra a sinistra.
Quindi questo vuol dire che quando usi la ragionevolezza e metti da parte gli interessi personali, le cose sono non solo possibili, ma addirittura diventano realtà. In Europa il problema qual è? Che tra le altre cose sono ammesse e praticamente, non vorrei dire codificate, ma quasi le lobby. Sì, a quel tempo, a quel tempo dopo il 45 già soffiava, okay, questo vento. Lo dico nascosto, perché tra le altre cose, tanto perché si capisca, Barroso, ex presidente della Commissione, certo, come dire, il primo ministro europeo, sì, okay, adesso è presidente non esecutivo e membro del board di Goldman Sachs Banca d'Affari. Sì. Questo che cosa vuol dire? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le problematiche risiedono altrove, non semplicemente nel Parlamento europeo, ma piuttosto forse in alcuni dei singoli rappresentanti che vengono utilizzati come, diciamo, estensione, estroflessione di grandissime realtà, soprattutto potentati finanziari. Sì, sono i cavalli di Troia. Esattamente. Bello parlare di cavalli di Troia a Bruxelles piuttosto che a Strasburgo, ma fondamentalmente questo è il discorso. Siamo ormai giunti alle 18.45, sì, e quindi ricordo, siamo su Grilli per la testa, Radio Saiuz, Alviano Appi, Marco Grilli che vi sta parlando in questo momento, e anche oggi mi sa che slitta qualche articolo della Costituzione. Non vi preoccupate, recupereremo con gli interessi la prossima volta. Volevi aggiungere altro? No, che cosa? Possiamo giusto dire che si stanno scaldando i motori tra le due grandi superpotenze. L'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, Trump e Putin si sono incontrati a Helsinki, dove Trump ormai in patria passa quasi da traditore perché sembra avere bypassato, per non dire rovinato, le attese di qualcuno anche tra i suoi elettori. In realtà è sempre lo stesso problema legato ai potentati. Qualcuno, soprattutto le lobby degli armamenti, si aspettava, anche le lobby finanziarie si aspettava che lui muovesse come il cavallo, non di Troia, ma come il cavallo sulla scacchiera, e quindi fungendo da testa di ponte per poter avviare discorsi di attacco economico a tutte quelle realtà che costituiscono un pericolo per la primazia degli Stati Uniti. Sì. Invece è andato a parlare con il suo, tra virgolette, amico Putin, che peraltro io, pur non essendo un putiniano d'origine, o come dire, un sinistroide fondamentalmente d'origine, ritengo in questo momento essere l'esatta rappresentazione della propria popolazione a livello mondiale. Sì. È colui che incarna meglio di chiunque altro su scala mondiale lo spirito della propria popolazione. Sì, è uno di quei casi in cui un uomo vince nel proprio paese con un'elezione, potremmo dire, di tipo bulgaro, sì, sì, ma che, quasi plebiscitaria, ma proprio, che però corrisponde, certo, ci sono per forza, è un gran paese, però fondamentalmente, che sia giusto o sbagliato, non sta a noi a dirlo, però è un uomo che sta interpretando veramente le esigenze, la visione di moltissimi russi, e quindi quel voto non è un voto falso, è un voto reale, non è un voto comprato, è un voto reale, forse perché lui stesso è riuscito a portare fuori dalla fase di Yeltsiniana, di una Russia quasi svenduta e decadente. Svenduta e decadente. Ad onta della sua storia, che è una storia estremamente ricca, sì, ben prima della rivoluzione d'ottobre, tra parentesi. Sì, che sì, la rivoluzione d'ottobre in parte ha arricchito, nonostante sia stata quella che tecnicamente ha fatto precipitare la Russia nel gelo in termini di rapporti internazionali, soprattutto con l'Occidente, cosa che invece adesso si sta riprendendo in modo, direi, anche egregio. Ma perché? Perché Putin fondamentalmente è un grande statista ed è un grande stratega. Ha saputo risvegliare proprio questo aspetto, e diciamo comunque,
forse possiamo anche chiudere, che la Russia comunque ha saputo, insieme a enormi errori, però è un paese che comunque guarda un po' all'anima dell'uomo, all'anima della natura, all'anima del mondo, un po' di più di quanto non facciano i grandi mercati. Ecco, assolutamente sì, e comunque lui è un grande stratega, perché questa cosa la stava preparando da tempo, non è uno che si muove oggi per domani, e l'ha dimostrato in più occasioni. Chiudo con due cose. Uno è il riferimento, se volete anche provocatorio, a Strade Sicure e ai due militari che hanno fermato, anche in modo piuttosto brusco, però utilizzerei diciamo l'aggettivo deciso in questo caso, dei malviventi a Milano, sì. Poi trovati non fittiziamente in possesso, tra altre cose, almeno uno dei due, di sostanze stupefacenti in grande quantità. Quindi fondamentalmente ha fatto il proprio dovere, anche se non ho fatto in modo piuttosto deciso, che poi è stato già riportato da qualcuno come abuso sostanzialmente della propria posizione. La seconda è una provocazione. Voi ricorderete, parlo per gli ascoltatori più diciamo più vecchi, non in termini anagrafici ma in termini di diciamo ascolto della nostra trasmissione, avevo lanciato tempo dietro una piccola provocazione dicendo che avrei commesso volutamente degli errori nel corso della trasmissione, per fare in modo poi di essere ripreso e vedere effettivamente, poter verificare quale livello di attenzione e di spunto potesse giungere dal pubblico. Sappiate che uno è stato commesso nel corso della scorsa trasmissione, sto ancora aspettando che mi venga fatto notare. Detto questo, vi auguro un buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Science. Avremo al piano stesso con la tua trasmissione. Di cosa parlerai oggi? Parlerò di bambini, della situazione del mondo minorile, un mondo dimenticato, un mondo abusato. Ne parlerò con Paola Restiglian, laureata in giurisprudenza. Bisogna parlare, anzi siamo costretti a parlare di queste cose. Noi proprio non vorremmo parlarne. Ma non vorremmo facciamo proprio bene a farlo, proprio facciamo perché bene. I bambini facciamo fanno bene il loro dovere, cioè giocano, invece i bambini non giocano. E qui mi è caduto sotto il naso, stranamente, perché sai che a me capita sempre tutto stranamente sotto il naso, l'articolo 34 della Costituzione, tanto per fare menzione, poi ci torneremo. La scuola è aperta a tutti. A Monfalcone 60 bambini di origine straniera sono stati espulsi da scuola. L'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegna alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Detto questo, ragazzi, vi lascio e ti do un ulteriore spunto per la tua trasmissione. Un paese intelligente che scommette sul capitale umano. Assolutamente sì. Bene, grazie a tutti per averci seguito, grazie Rosario per la tua assistenza come sempre, un caloroso cordiale saluto da Alviano Appi e Marco Grilli, alla prossima, ciao. Ciao.